Buongiorno amici, un salutone dal vostro Adobora. Allora, volevo andare avanti subito con il libro Un Corso in Miracoli e, come detto nell'ultimo video, partire con il terzo ripasso. Allora, lezione 111 per i ripassi del mattino e della sera. Ripasso, lezione 91. I miracoli vengono visti nella luce. Non posso vedere nell'oscurità. Che la luce della santità e della verità illumini la mia mente e mi faccia vedere l'innocenza interiore. Ripasso 92. I miracoli vengono visti nella luce e luce e forza sono una cosa sola. Vedo tramite la forza il dono di Dio per me. La mia debolezza è l'oscurità che il suo dono disperde dandomi la sua forza perché ne prenda il posto. Allora, allo scoccare dell'ora dite: i miracoli si vedono nella luce. Allo scoccare della mezz'ora dite: i miracoli si vedono nella luce e luce e forza sono una cosa sola. Lezione 112 per i ripassi del mattino e della sera. Ripasso 93. Luce, gioia e pace dimorano in me. Io sono la dimora della luce, della gioia e della pace. Do loro il benvenuto nella dimora che condivido con Dio, perché sono parte di Lui. Ripasso 94. Io sono come Dio mi ha creato. Rimarrò per sempre com'ero, creato dall'immutabile come se stesso, e sono uno con Lui ed Egli con me. Allo scoccare dell'ora dite: luce, gioia e pace dimorano in me. Allo scoccare della mezz'ora dite: io sono come Dio mi ha creato. Lezione 113 per i ripassi del mattino e della sera. Ripasso 95. Io sono un unico sé, unito con il mio creatore. Serenità e pace perfetta sono mie, perché sono un unico sé, completamente intero, uno con tutta la creazione e con Dio. Ripasso 96. La salvezza viene dal mio unico sé. Dal mio unico sé, la cui conoscenza continua a stare all'interno della mia mente, vedo il piano perfetto di Dio per la mia salvezza, perfettamente compiuto. Allo scoccare dell'ora dite: io sono un unico sé, unito con il mio creatore. Allo scoccare della mezz'ora dite: la salvezza viene dal mio unico sé. Lezione 114 per i ripassi del mattino e della sera. Ripasso 97. Io sono spirito. Io sono il figlio di Dio. Nessun corpo può contenere il mio spirito né impormi un limite che Dio non ha creato. Ripasso 98. Accetterò la mia parte nel piano di Dio per la salvezza. Quale può essere la mia funzione se non accettare la parola di Dio che mi ha creato per ciò che sono e sarò per sempre? Allo scoccare dell'ora dite: io sono spirito. Allo scoccare della mezz'ora dite: accetterò la mia parte nel piano di Dio per la salvezza. Lezione 115 per i ripassi del mattino e della sera. Ripasso 99. La salvezza è la mia sola funzione qui. La mia funzione qui è perdonare il mondo per tutti gli errori che ho fatto, perché così sono liberato da essi insieme a tutto il mondo. Ripasso 100. La mia parte è essenziale al piano di Dio per la salvezza. Io sono essenziale al piano di Dio per la salvezza del mondo, perché Egli mi ha dato il suo piano affinché io possa salvare il mondo. Allo scoccare dell'ora dite: la salvezza è la mia sola funzione qui. Allo scoccare della mezz'ora dite: la mia parte è essenziale al piano di Dio per la salvezza. Lezione 116 per i ripassi del mattino e della sera. Ripasso 101. La volontà di Dio per me è felicità perfetta. La volontà di Dio è per me felicità perfetta. Ed io posso soffrire solo a causa della convinzione che ci sia un'altra volontà separata dalla sua. Ripasso 102. Io condivido la volontà di Dio che io sia felice.
io condivido la volontà di mio padre per me, suo figlio. Ciò che egli mi ha dato è tutto ciò che voglio, ciò che egli mi ha dato è tutto ciò che c'è. Allo scoccare dell'ora dite, la volontà di Dio per me è la felicità perfetta. Allo scoccare della mezz'ora dite, io condivido la volontà di Dio che io sia felice. Lezione 117. Per i ripassi del mattino e della sera. Ripasso 103. Dio, essendo amore, è anche felicità. Che io mi ricordi che l'amore è felicità e che nient'altro porta gioia. E così scelgo di non prendere in considerazione alcun sostituto dell'amore. Ripasso 104. Cerco solo ciò che in verità mi appartiene. L'amore è la mia eredità e con esso la gioia. Questi sono i doni che mio padre mi ha dato. Voglio accettare tutto ciò che in verità mi appartiene. Allo scoccare dell'ora dite, Dio essendo amore è anche felicità. Allo scoccare della mezz'ora dite, cerco solo ciò che in verità mi appartiene. Lezione 118. Per i ripassi del mattino e della sera. Ripasso 105. La pace e la gioia di Dio mi appartengono. Oggi accetterò la pace e la gioia di Dio, in lieta alternativa a tutti i sostituti che ho fatto al posto della felicità e della pace. Lezione 106. Che io sia quieto e ascolti la verità. Che la mia debole voce sia quieta e mi lasci udire la potente voce che parla per la verità stessa, assicurarmi che io sono il perfetto figlio di Dio. Allo scoccare dell'ora dite, la pace e la gioia di Dio mi appartengono. Allo scoccare della mezz'ora dite, che io sia quieto e ascolti la verità. Lezione 120. Per i ripassi del mattino e della sera. Ripasso 107. La verità correggerà tutti gli errori nella mia mente. Io sono in errore quando penso che qualcosa possa ferirmi. Sono il figlio di Dio il cui sé riposa al sicuro nella mente di Dio. Ripasso 108. In verità, dare e ricevere sono una cosa sola. Oggi perdonerò ogni cosa affinché io possa imparare come accettare la verità in me ed arrivare a riconoscere la mia assenza di peccato. Allo scoccare dell'ora, la verità correggerà tutti gli errori nella mia mente. Allo scoccare della mezz'ora dite, in verità dare e ricevere sono una cosa sola. Lezione 120. Per i ripassi del mattino e della sera. Ripasso 109. Io riposo in Dio. Oggi riposo in Dio e lo lascio operare in me e attraverso di me, mentre riposo in Lui in quiete e perfetta certezza. Ripasso 110. Io sono come Dio mi ha creato. Io sono il figlio di Dio. Oggi metto da parte tutte le illusioni malate di me stesso e lascio che mio padre mi dica chi sono in realtà. Allo scoccare dell'ora dite, io riposo in Dio. Allo scoccare della mezz'ora dite, io sono come Dio mi ha creato. Bene amici, e per i ripassi è tutto. Allora, se volete, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per essere sempre avvisati di ogni nuovo video in uscita sul canale. E come al solito vi rammento che vi voglio un mondo di bene e ci vediamo al prossimo, alla lezione numero 121. Ciao!